Sì, però tu dammi lo stop appena è possibile. Saluto intanto le compagne e i compagni, con molti e molti di voi era da qualche tempo che non ci si vedeva, quindi vi vedo con grande piacere. Io compagni non sono qui solo come invitato perché aderisco all'Associazione per la ricostruzione del Partito Comunista. Anche se penso molti di voi sappiano, io non sono mai stato del PC, anzi ho militato negli anni 70 in formazioni politiche che ritenevano il PC una forza di ostacolo allo sviluppo rivoluzionario delle lotte operaie. Quindi non aderisco a qualcosa che vedo in modo nostalgico, insomma. Io credo in un nuovo Partito Comunista, cioè credo in un partito di lotta, in una grande organizzazione di massa per la rivoluzione nel XXI secolo. Non guardo adesso soltanto alla storia. Ho letto attentamente, ho studiato anch'io il documento politico, mi ritrovo in moltissime parti. Ora naturalmente il tempo qui è limitato, se no dovrei parlare per più di un'ora. E quindi mi soffermo su alcune cose che mi sono appuntato nel documento politico. Il punto su cui siamo d'accordo è il fatto che il capitalismo sta presentando il suo volto distruttivo perché è una crisi strutturale che può durare, però se non c'è un soggetto rivoluzionario può durare e marcire, far marcire noi per secoli e secoli. La cosa importante che ho letto è l'idea, per esempio, della necessità di costruire la transizione al socialismo. Questo detto da me che negli anni 70 ho militato in formazioni che ritenevano già maturo il comunismo, cioè superata la fase socialista. Perché in quella fase noi ritenevamo che il soggetto proletario avesse già maturato le capacità di costruzione e avesse già maturato la potenza cooperativa per arrivare al comunismo, saltando la fase socialista, essendo in un paese di capitalismo maturo. Naturalmente questo non era vero. E quindi mi sono ritrovato in pieno in questo discorso che va approfondito naturalmente della transizione al socialismo. Mi riconosco perfettamente in questo e per esempio sono assolutamente d'accordo nel riferimento all'esperienza dei partiti comunisti orientali, quello cinese e quello vietnamita, perché quello cinese non ha tradito, diciamo, la sua identità originaria, ma sta originalmente, in modo molto originale, costruendo la transizione ad un autogoverno dei popoli cinesi. Quindi su questo direi che c'è una identità di vedute totale. L'altra cosa molto importante è la centralità della questione del potere, che vuol dire non, diciamo, aderire al potere delle istituzioni democratiche, punto e basta, ma vuol dire anche costruire cittadelle di contropotere rosso, quello che noi chiamavamo una volta il contropotere rosso, cioè esercitare un contropotere che freni la dittatura del capitale finanziario. Quindi centrale la questione del potere, del progetto generale strategico e di un'idea di totalità. In questo io mi ritrovo perfettamente in quel documento politico. Cioè l'idea che qualunque passo tattico acquisti senso da una visione totale dello sviluppo dei rapporti di forza nazionale e internazionale. Non entro qui nel discorso della NATO, l'altra cosa su cui mi ritrovo perfettamente è questo sottolineare quello che Marx chiamava il limite interno al capitalismo, cioè quella contraddizione insanabile che si sana solo con il passaggio al socialismo, quella contraddizione tra il fatto che il lavoro vivo sia la fonte del valore aggiunto, quindi dell'accumulazione capitalistica, che entra in contraddizione con il fatto che il capitale cerca di aumentare la produttività mediante l'automazione, la robotizzazione. Ma questo lo vediamo oggi in maniera plateale, sarà sempre di più così. Non ci saranno più posti di lavoro marciando questa produttività, non ci saranno più, quindi tatticamente, non dico neanche strategicamente,
noi come comunisti dovremmo proporre la redistribuzione del lavoro. Io per esempio non sono d'accordo sul reddito di cittadinanza, non sono d'accordo né con quello che propongono i pentastellati, neanche con quello che ho ritrovato nel programma minimo. Qui non si tratta di dare un contentino disoccupato, qui si tratta di creare, diciamo, le condizioni perché la potenza collettiva del lavoro si esalti nella cooperazione, nella comunicazione. Quindi bisogna dare un reddito a coloro che lavoreranno per la comunità, chiaro, non lavorare per il profitto, lavorare per i beni comuni. Come non sono d'accordo, per esempio, sulla parola valorizzare i beni culturali. Siamo da molto tempo abituati a questa parola. I beni culturali si curano, si conservano, si trasmettono. Valorizzare vuol dire sempre in qualche modo dare spazio poi ai privati. L'altra cosa molto importante per me, che si collega con il discorso sull'imperialismo, riguarda questo richiamo molto importante per me sul fatto che il nuovo Partito Comunista, come io penso che debba essere, deve essere un partito di classe e di popolo, e si richiama alla identità delle sezioni del vecchio PC, che non ho mai conosciuto, non ho mai frequentato, però mi ricordo compagni che li frequentavano, che erano iscritti al PC. Le sezioni erano sezioni di comunisti e di popolo. Cioè questo richiamo continuo al popolo per me è fondamentale, perché penso che noi da molto tempo l'abbiamo dimenticato. E questo richiamo al popolo, io per esempio, molti di voi sanno, non ritengo la parola comunismo, populismo una parola negativa. Io credo che il populismo, pensate all'America Latina, sia tendenzialmente un alleato della nostra lotta rivoluzionaria per il socialismo. Pensate appunto al caso del Venezuela, purtroppo un caso in questo momento molto in grave difficoltà. Un populista che si richiama però al socialismo. Ma lo stesso Castro è stato un populista prima di diventare un comunista. Quindi il populismo è una parola ambigua, molto ambigua, come è ambiguo il Movimento 5 Stelle, ma è quell'ambiguità che noi dobbiamo aiutare a risolvere, a sciogliere i nodi contraddittori che quella parola contiene. Quindi un richiamo al popolo. Perché è così importante? Qui chiudo. Riguarda l'imperialismo. Ora, l'imperialismo è una parola che va declinata naturalmente all'interno del quadro della globalizzazione neoliberista, perché l'imperialismo, da quando ne parlò Hobson, che era un liberale inglese, ma l'austromarxista Hilferding, Bukharin, poi Lenin fece questo fantastico, quel pamphlet meraviglioso, che fece una sintesi formidabile, perché Lenin, da grande stratega rivoluzionario, oltre che pensatore, pensava in rapporto alle lotte e alla situazione presente. Quindi se lì si trattava di trasformare la guerra imperialista in guerra rivoluzionaria. Ecco perché io, per esempio, non sono un pacifista. Io non sono, tantomeno un non violento, ma non sono neanche pacifista. Perché? Perché io sono contro la guerra imperialista, ma sono per esempio per le guerre di liberazione dei popoli, che sono guerre, cioè vuol dire uccidere e essere disposti a morire per la causa. Come ero per esempio per la guerra che hanno combattuto gli jugoslavi contro l'aggressione della NATO. Io perché ne parlo? Molti sanno che ne parlo anche su Facebook ogni tanto. A parte per ragioni affettive, questo ve lo devo dire, io, siccome noi ancora in Italia abbiamo frequentato per molto tempo quella che allora era la Jugoslavia, la costa, io lì ho maturato, diciamo, delle amicizie con compagni jugoslavi di origine serba, alcuni erano, anzi la maggioranza erano serbo-croati di famiglia, ma combattenti comunisti, di cui non ho saputo più nulla per alcuni, altri so che sono morti in combattimento. Ora, lì c'è stata una guerra terribile, a due passi da noi. Noi su questo abbiamo sempre tenuto un po' un velo, un'ombra, perché purtroppo eravamo compromessi. Cioè io no, ovviamente, diciamo, chi in quel momento era nel governo D'Alema, non certo io o altri compagni.
Ricordiamoci che i compagni serbi, jugoslavi, sono morti per fare in modo che la Bosnia non diventasse una repubblica islamica, come la NATO avrebbe voluto, creare nella realtà europea una base NATO di carattere islamico, fortemente legata alle monarchie arabe. Ora, sono morti molti compagni serbi, anche nazionalisti, per fare in modo che questo non succedesse, e questo non è successo. Sappiamo tutti che cosa viene guardare oggi, ma per fortuna lì ancora non c'è una repubblica islamica, c'è il Kosovo, ma il Kosovo non poteva essere come sarebbe diventata la Bosnia se non ci fosse stato il contributo dei combattenti jugoslavi serbi. Questo per dirvi che la guerra è sempre presente, è inutile che noi facciamo sempre questo, abbiamo sempre questo atteggiamento irenico, vogliamoci bene, le guerre purtroppo ci sono. Pensate alla Siria, pensate a quello che stanno facendo i combattenti del Donbass o in Crimea per resistere alla dittatura fascio-liberista di Kiev e della NATO. Questo è uno scenario drammatico. Io questo volevo comunicarvi, insomma, che io faccio fatica, per esempio, a riconoscere alcune posizioni, perché mi sembra che vogliano riproporre quello che è stato. No, perché purtroppo il Novecento è finito, io dico purtroppo perché io sono un uomo del Novecento, e siamo in un nuovo secolo in cui la guerra è all'ordine del giorno. Non era così nel Novecento. Oggi la guerra è all'ordine del giorno, noi dobbiamo sapere da che parte stare, chi sono i nostri alleati. Siccome il nemico è uno, ed è il liberismo globale, il capitale transnazionale e la dittatura di questo capitale che viene incarnato per esempio nell'istituzione europea, dobbiamo sapere cosa fare contro questo nemico e quali sono i nostri alleati. E qui chiudo: se i nostri alleati sono coloro che combattono contro la NATO, contro la guerra imperialista della NATO, contro l'aggressione alla Siria di Assad, contro le aggressioni islamiche nelle varie parti del mondo, se questi sono gli alleati, dobbiamo sapere noi come dobbiamo muoverci. E io credo che in questa fase, per resistere alla globalizzazione, sia fondamentale richiamarsi ad un'identità di popolo, un ritorno, come scritto nelle tesi, ad una nazione sovrana e neutrale. Ma cosa vuol dire nazione sovrana? Vuol dire una nazione che sia sovrana sulle proprie risorse, quindi un ritorno ad un'idea di pianificazione economica, di controllo delle proprie risorse nazionali, cioè tornare ad un'idea di sovranità nazionale che ci mette in grado di resistere all'aggressione liberista, facendo maturare un soggetto proletario in Italia e in Europa che abbia, diciamo, quella capacità lavorativa d'avanguardia che possa, ho finito, che possa costruire un'alleanza in Europa, non con le banche o col capitale finanziario o con il ceto politico super privilegiato, ma ci metta in condizioni di creare una rete proletaria, ma io dico proletaria parlando di lavoro di alta qualificazione, cioè quello che poi ci consente di passare alle idee del socialismo, una rete organizzativa che costruisca appunto una nuova Europa basata sull'idea della giustizia, della cooperazione e della resistenza al liberismo sulla base di una pianificazione economica. Vi ringrazio.